Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Con grande commozione, dopo aver accolto in mezzo a noi la sacra effigie della Madonna Nera di Częstochowa, regina della Polonia, saluto fraternamente tutti quanti voi, carissimi fratelli e sorelle. Saluto virtualmente il nostro padre arcivescovo in questo momento a Roma per un impegno improrogabile. I confratelli presbiteri giunti per questa circostanza, i parroci qui presenti di San Giovanni Rotondo. Saluto il signor sindaco, il maggiore dei carabinieri, il comandante della polizia municipale e le altre autorità civili e militari, nonché i rappresentanti istituzionali della Casa Sollievo della Sofferenza. Insieme a voi voglio esprimere un cordiale saluto di benvenuto a padre Zibi Golemieski e al suo confratello Casimiro Zielinski. E nelle loro persone voglio ringraziare il padre generale dell'Ordine di San Paolo I Eremita, padre Arnold Krapomskie, il priore del santuario di Jasna Góra, padre Marian Valigora, per aver consentito e favorito questo grande evento di fede presso i luoghi dove padre Pio da Pietrelcina ha vissuto, si è santificato ed ha santificato mediante il suo costante ed eroico servizio sacerdotale e fraterno. È la prima volta, credo, che l'icona pellegrina della Madonna Nera giunge in Italia e a San Giovanni Rotondo. E per questo grande evento non posso inoltre non manifestare sentimenti di profonda gratitudine ai confratelli cappuccini della provincia di Cracovia, dal ministro provinciale, fra Thomas Zach, ai qui presenti, fra Roman Rusek, responsabile dei gruppi di preghiera di Padre Pio della Polonia, e fra Casimiro Kavalek. Soprattutto fra Roman ha curato i contatti operativi e le mediazioni fra noi e il santuario di Jasna Góra. Grazie davvero. Ormai è tradizione nella nostra programmazione pastorale dedicare una parte del mese di novembre alla Vergine Maria. Tempo di grazia che ci permette non solo di addentrarci un po' di più nell'autentica devozione mariana, nella prospettiva di prepararci in modo giusto al tempo di avvento che ci accompagnerà verso la grotta di Betlemme, dove la Vergine è divenuta madre di Dio e dell'umanità, ma ci consente anche di avvicinarci maggiormente alla spiritualità dei santi che hanno amato in modo eccelso la Madonna. In questi giorni la presenza della Vergine di Częstochowa non può che farci sentire anche la compagnia interiore e spirituale di San Giovanni Paolo II, non può che farci ricordare l'amicizia e la devozione che questo santo Papa nutriva verso Padre Pio da Pietrelcina e soprattutto farci cogliere il filiale abbandono di entrambi alla materna protezione della Vergine Maria. Mi piace pensare che in questo momento l'amato Padre Pio e il compianto e venerato Papa Giovanni Paolo II stiano affacciati dalla finestra del cielo e stiano godendo e gioendo nel vederci tutti raccolti intorno alla nostra Mamma Celeste, richiamati dal loro esempio.
sicuramente intercederanno per noi perché possiamo ottenere tutte le grazie, materiali e spirituali, di cui abbiamo bisogno in questa misera valle, per noi e per le nostre famiglie. Nella vita di ognuno incombe il rischio di cadere nella tristezza e nel buio se restiamo fuori dalla grazia di Dio. Il prodigio avvenuto a Cana di Galilea, di cui sentiremo parlare fra poco nel Vangelo, ci dice che tutto può veramente cambiare. Se sapremo ascoltare anche noi oggi l'invito di Maria a fare qualsiasi cosa ci dica il figlio suo, Gesù, certamente la fede continuerà ad illuminare di speranza cristiana il nostro cammino di perfezione. Ed è questo il prodigio che mi auguro accada nella vita di ciascuno di noi, per intercessione della Vergine Maria, mediatrice eccelsa, e dei nostri amatissimi santi Giovanni Paolo II e Pio da Pietrelcina. Ancora benvenuti tutti e buona celebrazione. Carissimi, anche da parte nostra dell'Ordine dei Monaci Paolini, di cui io sono rappresentante in questo posto, noi siamo custodi della Madonna di Częstochowa, Nostra Signora di Częstochowa, Madonna conosciuta come Madonna Nera. Voglio trasmettere anche tanti saluti a Padre Francesco, Rettore, tutti i frati, tutti devoti di Padre Pio, della Madonna di Częstochowa, tanti saluti, tanta benedizione. Lui, con tutti i frati che stanno al santuario, prega sempre con voi, e anche stasera penso che un pensiero alle ore 21 va dal santuario, esce dal santuario di Jasna Góra, dove tutti i pellegrini si radunano davanti alla Madonna, e viene qua, quindi saremo uniti in preghiera, questa comunione che ci aiuta a essere tutt'uno in Maria e con Maria, per vedere Gesù Cristo, per onorarlo e per farlo la nostra strada, accettarlo come nostra guida. Per cui, consapevoli che Lui è nostro Maestro, che ci ama senza limiti, ci rendiamo conto che tante volte abbiamo dimenticato di questo amore, dell'alleanza che Lui ci ha portato, che ci ha dato nel momento della sua morte. Siamo peccatori, non possiamo avvicinarci all'altare, però per intercessione di Maria Santissima, oggi venerata come Nostra Signora di Częstochowa e la sua icona, chiediamo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe eleison.
gloria di Dio Padre. Preghiamo. Io in questa Eucaristia prego per i frati cappuccini, per tutti i pellegrini, prego per tutti che si affidano a Maria Santissima, tutti che mi hanno chiesto le preghiere. Dio onnipotente e misericordioso, che nella Beata Vergine Maria ci hai donato il segno mirabile della nostra difesa ed aiuto, e con la sua sacra immagine di Asnagura l'hai resa in modo insigne venerata dal popolo cristiano, concedici, benigno, di combattere coraggiosamente sulla terra la battaglia della fede, per cantare nel cielo la tua vittoria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Signore, è degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Tu sei la gloria del tuo popolo. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti. Nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. Tu sei la gloria del tuo popolo. Oh Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, oh Dio, così la sua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra. Tu sei la gloria del tuo popolo. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri. Questo è Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre. Gloria del tuo popolo.
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo fu una festa di nozze a Cana di Galilea. C'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le ripose: dona che vuoi da me, non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi era la sei anafore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite da quale anfore, e le riempirono fino al collo. Disse loro di nuovo: prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, lo chiamò lo sposo. E gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece ha tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu inizio dei segni compiuto da Gesù, e gli manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, oggi abbiamo ricordato tante volte Giovanni Paolo II, quindi dovrei dire all'inizio, se mi sbaglio mi corrigerete, ecco, come lui, che anch'io sono polacco e sicuramente farò mille errori. Iniziamo questa meditazione con il brano del Vangelo che sicuramente conosciamo tutti. Possiamo vedere in questo simbolo del miracolo di Gesù Cristo il sacramento del battesimo di ognuno di noi, cioè l'acqua nella quale siamo immersi cambia la nostra vita nel vino della vita cristiana. La vita cambia il suo gusto, diventa diversa, diventa diretta al Signore. Partecipiamo nel sacerdozio di Gesù Cristo e tutto viene da Dio e da Lui, torna e a Lui dedicato, perché tutto in Lui è tutto dovuto a Lui. E la nostra vita deve essere molto legata a Dio, al rispetto del creato, di tutto quello che abbiamo e soprattutto della nostra vita, ma anche di apprezzare i messaggi che Lui ci manda. Un messaggio diretto è il Vangelo. E in questo contesto vogliamo anche vedere il santuario di Częstochowa, che da 1382 diventa un posto particolare dove si rinnovano le promesse battesimali dei peregrini e dove l'acqua della vita quotidiana cambia nel vino della gioia, della guarigione, della libertà spesso e soprattutto la conversione di quelli che pregano Maria, quelli che si confessano. Sempre così, perché c'è lei, la donna che intercede, la Madonna Nera, madre di Gesù e la nostra madre, lei che indica sempre il suo figlio. Nel Vangelo dice: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Anche nell'icona, se vediamo, lei indica con la sua mano il suo figlio. Lei non vuole essere al primo piano, al primo posto. Tutto quello che fa, tutto quello che dice, è sempre rivolto al suo figlio. Quindi guardiamo bene, adoriamo bene questa icona che ci fa capire veramente che è in Gesù Cristo c'è la nostra vita, che Maria ci porta al suo figlio. Come diceva Giovanni Paolo II, un papa polacco, devoto di Maria di Częstochowa, pellegrino sì, di Częstochowa, andava tante volte lì al santuario, però un pellegrino del mondo che ci ha fatto vedere come proclamare la parola di Dio, come onorare la madre di Gesù Cristo e come in lei vedere il nostro aiuto nei momenti difficili. Diceva: totus tus,
totus tus, tutto tuo, Maria. E del santuario di Częstochowa lui, questo devoto di Maria, Papa Giovanni Paolo II, diceva che è un posto, è un confessionale del popolo, di tutti i pellegrini, che grazie a questo santuario viene la libertà, l'amore, la gioia, la conversione, cioè la vita, perché quando il peccato viene assolto iniziamo veramente la vita, senza pesi, senza paure. Maria, Nostra Signora di Częstochowa, è stata per i secoli un rifugio nei momenti critici e difficili per il popolo polacco, perché, come sottolinea Giovanni Paolo II, qui siamo sempre stati liberi, perché chi crede è sempre libero, chi si affida a Maria può perdere la vita, però è sempre libero di amare, di credere, di perdonare. Anche Papa Francesco, dopo la sua visita al santuario di Częstochowa, ha detto: sono stato dotato dallo sguardo della Madre. Santuario della Madonna Nera, dove più di sei secoli c'è il culto mariano, notiamo tante testimonianze di miracoli, di guarigioni. Qui Maria non si fa vedere, non appare. È la fede che conta in questo momento, quello che non possiamo vedere con i nostri occhi, ma conta la fede e l'affetto. Lì, davanti all'icona della Madonna Nera, sentiamo ancora di più, in modo più forte e più dolce, più concreto, le parole, il testamento dalla croce che lascia Gesù, il nostro Signore, nel momento della sua agonia. Dice: oggi a noi, a Maria, ecco il tuo figlio, e a noi, ecco la tua madre, lei è la nostra madre. Gesù Cristo vuole condividere con noi questo grande affetto, questo grande aiuto che avremo, che abbiamo in Maria. Devozione mariana di tutti noi, di Giovanni Paolo II, di Padre Pio, si incontrano insieme. Dove? A Cana di Galilea. Dove cercare questo posto, questa città? È lontana da noi, ma un simbolo. Cana di Galilea è l'Eucaristia. Lì incontriamo Maria. Santuario della Madonna Nera è luogo di preghiera. Lì vogliamo imparare l'amore per Dio e la vera devozione di Maria, quella che viene dal profondo del nostro cuore. Dobbiamo anche ricordare
Padre Pio, un grande devoto mariano, per questo lui e Giovanni Paolo II si incontrano insieme. Maria unisce tutti che amano il Signore, tutti che vogliono dedicare la propria vita per gli altri, per la Chiesa, per la salvezza del mondo. Maria unisce le persone, gli fa vedere il frutto con le sue bellezze, anche con i pericoli. La confessione, della quale abbiamo già parlato e meditato. E qui c'è Padre Pio, dove possiamo dire il suo profumo, la sua presenza si sente e si sentirà per sempre. Un grande padre, un grande confessore, un santo sacerdote e amante della croce di Cristo, non solo nelle parole, non solo nella sua devozione, ma anche sul suo corpo. E di nuovo ci vengono in aiuto le parole totus tus, tutto tuo, Dio, Gesù, Maria. Madonna Nera oggi in pellegrinaggio, stasera è qui in mezzo a noi. Lei è conosciuta come Madonna Nera, ma perché è nera? Anche in questo c'è un simbolo della devozione di questi secoli. Il fumo delle candele che accendevano le persone per prolungare le loro preghiere. I respiri di tutte le persone che si radunavano davanti a questo sguardo sofferente. Da questo sguardo premuroso, da questo sguardo materno, aiutaci a pregare, aiutaci ad amare e dire sempre totus tus, tutto tuo Maria. Perché sei piena di grazia e il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre che ha fatto di Maria Vergine il sostegno e la difesa del popolo cristiano. Per la sua intercessione chiediamo la grazia di essere rinvigoriti nella fede e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, perché in essa ogni uomo possa sperimentare la forza dell'amore di Dio, preghiamo. Per il nostro Papa Francesco e per tutti i pastori della Chiesa, perché confermati nella fede possano guidare il popolo cristiano sulla via segnata dai tuoi comandamenti, preghiamo.
per le nostre famiglie, per tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera in questo luogo santo e per le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Preghiamo. Per gli ammalati, perché in Maria trovino aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza senza venire meno nella speranza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti davanti all'immagine della Madonna di Asnagura, fa che impariamo da Maria ad affidarci umilmente alla tua parola, per sperimentare in ogni circostanza della vita i prodigi del tuo amore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, rafforzaci nella carità, e per l'intercessione della Madre di Dio esaudisci le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Trasformati come uva nel tino, il tuo spirito ci renda, o Padre, dono per l'umanità. Sull'altare della croce, agnello rinnovati come incenso nel fuoco, il tuo spirito ci renda, Padre, segno
Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, guarda con benevolenza la preghiera e le offerte che i tuoi fedeli ti presentano nella festa di Maria Santissima, Madre di Dio, e nella tua misericordia vieni in nostro aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In questa memoria della Maria, Vergine, Regina degli Eremiti, ella è infatti la Vergine dell'Ascolto, che nel silenzio del cuore accolse con amore sponsale l'incarnazione del tuo figlio. Ricolma di questa grazia, visitò Elisabetta, nel cui grembo fece esultare Giovanni, voce di uno che grida nel deserto. Anch'ella esula in Egitto con il Cristo perseguitato, percorse il deserto. Nell'intimità della famiglia di Nazareth, ella visse in silenziosa contemplazione, meditando nel suo cuore la sapienza di Gesù. E nell'ora, nel più profondo deserto dell'anima, quando stava sotto la croce del Figlio suo, accolse con la fortezza del tuo spirito la missione della sua maternità ecclesiale. Pertanto, per tuo dono, o Padre Santo, la invochiamo Regina e Madre, affinché allo stesso modo tutti noi siamo sempre testimoni, fedeli testimoni del tuo Figlio, e per mezzo di Lui adora la tua gloria la schiera degli angeli, che si allietano nell'eternità dinanzi al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito e gli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, i santi Francesco e Chiara d'Assisi, Pio da Pietrelcina, Giovanni Paolo II e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e i tutti giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, per Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo cantare.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Sangue di Cristo unito in questo calice siamo per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo santo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
sostiene il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che Adamo non poté toccare.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, soccorri il popolo che hai saziato con il tuo corpo e sangue e per intercessione della tua Santissima Genitrice, liberalo da ogni pericolo e da ogni male e custodisci tutte le sue buone opere, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ecco, prima di ricevere la benedizione, voglio adesso dirvi ufficialmente di un altro dono che il santuario di Yashnagora fa a noi in questi giorni che la Madonna pellegrina di Częstochowa si fermerà in mezzo a noi. Sapendo della grande devozione, io direi anche della bella amicizia spirituale tra San Giovanni Paolo II e Padre Pio, per farci sentire un po' di più la presenza di Giovanni Paolo II, ha fatto giungere insieme con l'icona, il priore, la croce pettorale che Giovanni Paolo II indossava dall'inizio del nuovo millennio. Ed è un dono che il popolo italiano fece a Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo. E Giovanni Paolo nel testamento ha voluto che poi questa croce fosse donata alla Madonna di Częstochowa. E oggi ecco che ritorna a noi in benedizione per questi giorni, perché poi dovrà rientrare insieme con la Madonna. Ma è sicuramente un bel segno della presenza di Giovanni Paolo II e del suo ministero pastorale in mezzo a noi. E prima di ricevere la benedizione vi è stata consegnata una immaginetta e dietro c'è una preghiera, un atto di affidamento che adesso tutti insieme vogliamo rivolgere alla Vergine Maria di Częstochowa. Carissimi, affidiamo tutte le nostre intenzioni a Maria, a Nostra Signora di Częstochowa, Regina della Polonia, tutti i nostri problemi, questo santuario, vostro posto dove vivete, dove lavorate, le vostre famiglie, perché Maria, come abbiamo sentito, bussa sempre alle porte del suo figlio e nel Vangelo hanno ottenuto una grazia importante, l'acqua diventa vino. Se anche noi abbiamo un mezzo, crediamo in Maria veramente come nostra madre e quella che intercede presso il suo figlio, possiamo ottenere. Quindi all'inizio, prima di tutto, chiediamo una fede forte e grande e diciamo tutti insieme: Madre Immacolata, Madre di Gesù e Madre mia, Maria Regina della Polonia, prendendo come esempio San Giovanni Paolo II, oggi ti dico: sono tutto tuo. Affido al tuo cuore immacolato me stesso e tutto ciò che sono, la mente, il cuore, la volontà, il corpo, l'anima, le emozioni, la memoria, le ferite, le debolezze, il mio passato sin dal concepimento, il presente e il futuro fino alla mia morte, ogni mio passo, azione, parole e pensieri. Affido al tuo cuore immacolato anche la mia famiglia e tutto ciò che possiedo. Ti affido le mie opere, preghiere e sofferenze. Tu che sei la migliore delle madri, proteggi me e i miei cari da ogni male. Intercedi per le grazie necessarie della conversione e guarigione. Guidaci nel cammino della vita
e fa di noi strumenti per costruire il regno di tuo Figlio Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, da cui proviene ogni bene, la verità e la vita. Amen. Nostra Signora di Częstochowa, prega per noi. E per essere più vicini al santuario di Częstochowa, vi ricordo che ogni giorno, la sera, dopo il rosario, delle 20:45, ci sarà il rito del velamento della Madonna, e la mattina, dopo la messa delle 6:30, quindi intorno alle 7 del mattino, ci sarà il solenne rito dello svelamento del quadro. Carissimi, la Madonna rimane con voi, approfittate questo tempo della preghiera vostra personale, comunitaria, e io chiedo anche le preghiere per me, per la mia comunità dove vivo, per la parrocchia, per tutti i malati, sofferenti, non possiamo dimenticare dei poveri, delle persone anziane, voi che sempre siete vicini a Padre Pio, così anche io, con il vostro permesso, voglio rubare un po' di questa spiritualità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate la festa della Madonna Nera, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie.